Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio per chi ci segue in replica da parte di Nick91 per queste pagelle dedicate a Juventus Frosinone. Juventus che ricordiamo batte Frosinone 3-2 con gol all'ultimo, al 94esimo da parte di Daniele Rugani. Prima di tutto vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per avere tutte le notifiche riguardanti i nostri prossimi contenuti. A farmi compagnia Aldo Bruno, detto Aldone. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati e benvenuti. Allora, parliamo delle pagelle, cioè ci immergiamo soprattutto su giocatori per giocatori riguardanti questa prestazione che abbiamo detto è stata non una grandissima prestazione nel primo tempo, secondo tempo per inerzia siamo riusciti comunque a portarci a casa. Tre punti importanti per tenere distanti comunque l'Atalanta e il Bologna. Direi di iniziare subito partendo dal portiere, da Szczęsny. Io ho dato a Szczęsny 6 su 6, 6 e mezzo. Non ha fatto, secondo me, un partitone, nel senso che non è stato talmente tanto impegnato. Diciamo che se sui due gol non do colpe sue, perché lì sono stati due sbaglioni difensivi da parte della nostra reparto difensivo, però se guardiamo nel complesso Szczęsny di grandi parate non è che ne abbia fatte. Ma sì, alla fine ha preso due tiri in porta e ha preso due gol. Non ha tante colpe. Forse sul primo poteva essere un po' più reattivo, ma sul secondo pienamente incolpevole, perché No, sul comunque secondo è un gollonzo di Pianini. Brescianini ha fatto il classico gol della domenica. Io sono per un 6 comunque, alla fine non è inciso Certo. niente né in negativo né in positivo, Szczęsny. Passiamo a Federico Gatti, 5 e mezzo, si allarga in costruzione e la sua posizione è di molte volte di difficile lettura per gli avversari, perché l'abbiamo vista anche in fase in attacco il buon Federico Gatti nel secondo tempo. L'inizio non è stato neanche male, poi per il suo primo gol lì c'è un po' di sporosità perché è dovuto alla sua intraprendenza. Poi però quando Frosinone ha alzato un po' i giri del motore ha ballato molto, molto in difesa lì, anche un po' delle sue responsabilità e per questo gli ho dato 5 e mezzo. Sì, anch'io gli do 5 e mezzo. Comunque, non una prestazione buona quella di oggi, purtroppo. Ha sbagliato un po' di appoggi. Ha sbagliato un po' di appoggi in serie. Comunque, quindi difensivamente è stato un po' disattento dietro. Quindi, sì, 5 e mezzo pure per me. Passiamo a Bremer, forse uno dei peggiori in difesa, 5, torna dopo la squalifica, perché lui era squalificato la scorsa partita, ma non ha offerto, secondo me, le solite garanzie che aveva. Si è fatto ammonire in avvio per fallo su Khedira, anche un po' in maniera stupida, ha perso numerosi duelli con il giocatore Khedira, e diciamo abbastanza è fermo una settimana, l'ha un po' condizionato. Sì, diciamo, mi allineo anch'io al tuo 5 e mezzo. Oggi forse una delle prestazioni non migliori di Bremer da Ha quando. detto 5 io, comunque non 5 e mezzo. Ah, io do 5 e mezzo, dai. Non una delle sue prestazioni migliori da quando è alla Juve, però insomma. Pure è vero che il centrocampo un pochino ha messo la difesa in difficoltà oggi, quindi anche il fallo dove è stato ammonito nasce da una cagata fatta da Locatelli, per esempio, Eh sì. che Bremer è uscito alto, poi Khedira lo ha messo abbastanza in difficoltà, però sono prestazioni che possono capitare nell'arco di una stagione. Rugani, forse uno dei migliori in campo e forse quello che ha salvato Allegri dall'esonero, non credo che ci avrebbero creduti che l'avrebbero esonerato. 6 e mezzo, Sì, anche per me. ha fatto una grande partita e se lo merita anche, secondo me, questo gol anche per quello che gli è successo nel scorso partito, dove è stato relegato per far giocare Alexandro invece di far giocare lui, che era in ottime condizioni, e voglio anche ricordare che quando giocava lui non prendevamo tutti sti gol. Hai messo Alessandro perché sei un testardo come allenatore, e questi sono stati i risultati. Non ha fatto una partita da vita, però comunque
nel quel poco che ha fatto bene e ha fatto anche un gol da buon bomber, perché comunque far gol in quella maniera non era assolutamente facile. C'era nella parte sinistra dove è andata in scivolata, tira al volo e gol, che No, ha sembrava fatto un che gran bel. all'inizio l'avessero deviato qualcuno. Si è fatto un gran bel gol. No, comunque anche per me 6,5/7. Ovviamente prestazione difensiva da 6, arricchita dal gol che gli alza un po' il punteggio. Non capisco perché Allegri si sia fossilizzato nel non metterlo proprio in quest'ultimo mese, per poi mettere Alexandro. Non avessi messo Rugani per mettere Huijsen, potevo anche capire, o per mettere Diallo, ma hai panchinato Rugani, che comunque stava facendo una buona stagione, perché comunque ha 30 anni, e comunque a quell'età di solito i difensori arrivano a una buona maturazione calcistica. Era in un buon momento, ho iniziato a panchinarlo. Oggi sì, prestazione difensivamente magari non proprio buona, però nel momento del bisogno gli ha salvato le Mi sono fatto le chiappette ad chiappette. Allegri. Anche se la Juve dovesse perderne 5 di fila, Allegri non verrebbe mai toccato, quindi voglio dire, non sarebbe cambiato Quello non niente. lo so, quello vabbè, adesso è un po' difficile che lo toccano anche perché siamo quasi fine stagione, cioè non manca tantissimo alla fine del campionato, quindi se non farlo, dovevano farlo secondo me 1 o 2 mesi fa, però andava bene 1 o 2 mesi fa perché non perdeva, adesso si è un po' ribaltato tutto. Andiamo avanti, andiamo con Cambiaso. Cambiaso 5, Anche per una me sì. brutta partita. Ha sofferto molto, secondo me, le accelerazioni di Arruy e Valeri. Ha perso anche molti contrasti con Khedira, che non è un fenomeno. Molto nervoso, secondo me. Ha fatto Sì, fatica anche molto a dare il suo impreciso. contributo. Sì, molto nervoso e impreciso. E secondo me ha fatto molta fatica a dare il suo contributo in fase offensiva. Poi, vabbè. L'unica cosa positiva è che ha partecipato al gol del 2-2 con l'assist di McKennie in zona centrale, che è stato formidabile secondo me. Però per il resto 5 secondo me, per Sì, Cambiaso. anche per me 5, molto impreciso, molto nervoso, ha rischiato, secondo me, quando ha spazzato via quella palla, ha rischiato l'ammonizione ed era già ammonito in quel caso, ha rischiato pure di farsi cacciare, lì l'arbitro è stato comunque clemente, capendo più o meno il momento della partita per la Juve. Sì, non una prestazione molto buona, oggi sì, anche io gli do un 5 perché ci è abituato meglio. Però troppi errori di passaggio, troppi cross sbagliati, non da lui oggi. Uno dei migliori in campo sicuramente questo McKennie, Sì, 7, lo statunitense, diciamo, si è sacrificato per la squadra anche a livello fisico con quel salvataggio, sul giocatore Frosinone, russandosi la spalla, messo una spalla. ovviamente salterà molte partite. Fondamentale anche nei due assist del gol dell'1-0 e del gol del 2-2. Perdiamo forse uno dei centrocampisti più in forma del nostro centrocampo, voto 7, e adesso auguri per noi, verrebbe da dire. Sì, veramente, perché forse è la sua migliore stagione quest'anno, la Juve, o comunque anche in carriera, perché anche quando giocava nello Schalke non aveva questi numeri e questo rendimento. Al Leeds 2 anni fa non è stato proprio perfetto. Incisivo in zona gol e molto pesante anche il suo contributo in copertura. Vedi anche il fatto dove ci ha salvato praticamente su quella scivolata, russandosi la spalla. Adesso speriamo possa rientrare più presto, però dipende dall'entità dell'infortunio, perché De Ligt, se ti ricordi, giocava con la spalla lussata, che gliela mettevano sempre a posto, però la spalla Resta lussata fuori. è un mesetto, due, può essere un mesetto e mezzo di stop. Rischia di Vedremo. aver quasi finito il campionato. Speriamo che è una cosa che si possa tamponare, poi a fine campionato lo operi e così inizio Vediamo. stagione pronto. Vediamo comunque, sì. Aspettiamo esiti più certi dei bollettini medici, ecco. Locatelli tra il 5 e il 5 e mezzo, non sufficiente la sua prestazione, ha fatto fatica ad imporsi
in mezzo al campo, è stato saltato anche da Zotea nel cross dell'1-1. L'ho visto un pochino meglio nel secondo tempo, dove ha recuperato tanti palloni, ha provato qualche tiro a distanza, però comunque dimostra veramente di non essere col centrocampo di Leghe uno dei migliori, cioè uno che sta pagato 40 milioni fa queste prestazioni, si vede che proprio non valeva quel prezzo. Decisamente no, nel primo tempo direi quasi un fantasma. Nel secondo tempo un pochino ho fatto meglio, però è pure vero che non ha movimenti, non ha nessuno che gli viene incontro per giocare alla palla, quindi spesso deve pure forzare il gioco o limitarsi a fare i passaggini passaggetti con i tre centrali. Quindi lui ha le sue, forse ha qualche mancanza tecnica, però il contesto non lo aiuta, ecco. Sì. Rabiot anche lui 3-5-5,5. La sua domenica non è durata neanche tanto, perché si è fatto male anche al piede, quindi è uscito al posto di Alcaraz, però fino a quando c'era lui in campo, dove inesistente a centrocampo, perché a parte McKennie che ha provato a fare qualcosa, lui non ha dato un grandissimo contributo, e poi si è fatto male lui, qualcosa è cambiato in positivo, quindi voto da 5-5,5. Un altro dei figliocci dell'allenatore che è iniziato bene la stagione, sta letteralmente calando sempre di più. Fino a che ha giocato, io non l'ho visto neanche, lo reputo inesistente, anche perché l'ho visto proprio moscio, come il Rabiot del primo anno di Sarri, se ti ricordi. Un giocatore proprio inutile, che si è fatto comunque rimbalzare dal centrocampo del Frosinone. Speriamo che l'infortunio non sia niente di grave. Si parlava di un problema al dito di un piede. Sì, massimo salterà una partita, forse uno o due, forse. Kostic, mamma mia, 4,5. Dorme sul filtrante di Sule, che pone le basi per il pari degli ospiti. Perde letteralmente il contatto con Brescianini per 2-1. Non ha impressionito per niente la fase in avanti con Zozea e Lirola, che l'ha sempre fermato. È stato solo velenoso qualche volta nei corner, ma veramente è un giocatore che io panchinerei per un mese, due mesi, perché veramente fa danni questo giocatore. Io non capisco cosa abbia di meglio di Ealing Junior Kostic. Almeno Ealing Junior un guizzo per saltare l'uomo, per creare qualcosa ce l'ha. Kostic, a parte buttare palle in mezzo senza continuità, non sa fare altro. Se deve inventarsi qualcosa, è deficitario. Mi sembra veramente una via di mezzo tra i vecchi Molinaro e De Ceglie. Cioè, una cosa che solo a vederlo mi viene il volta stomaco. Per carità, l'impegno lo mette, ma in fase offensiva è nullo. Se in fase difensiva si mette a fare pure le cagate che ha fatto oggi, sono messi a posto. Per me è un giocatore da panchinare per 2-3 partite di fila. Sì. 4,5, 4, ma proprio, e sono generoso. Vlahovic 8, secondo me anche in fase offensiva è uno dei migliori, si carica le alle spalle facendo doppietta, letale due volte su Cerefolini, e momenti faceva anche il tris, peccato che non è stato fortunato. Poi sull'ultimo pallone ha allungato con la testa per il gol di Lugani del 3-2. Sì. Comunque Vlahovic, almeno rispetto a Chiesa, si sacrifica e ci prova per la squadra. Sì, anche per me 8-8,5 pure. Più che altro non solo per i due gol, perché a parte quello, l'assist ha fatto una prestazione a tutto tondo, perché ci mancava solo che venisse a fare il difensore centrale. Oggi le ha fatte tutte, perché fa da perno che si abbassa e allarga il gioco, cosa che comunque non è nelle sue corde, perché è più un finalizzatore. Si è sacrificato molto in fase di copertura, a rincorrere anche a fare compiti che non dovrebbe fare lui. Di certo non capisco la gente che dice che il problema della Juve è Vlahovic, che problemi abbia la gente che lo dice, però sono gusti, sinceramente è uno dei pochi giocatori che non cederei mai, sinceramente.
dovrebbero ritoccare il contratto perché gli hanno dato un ingaggio che va a salire, rischia di arrivare a prendere 12-13 milioni tra qualche anno. Però sì, a parte quello, se dovessero mai limare quell'aspetto, io lo terrei Vlahovic. Ovvio che se continua così a fine anno ti arriva chi ti spara 80-90 milioni, io a malincuore ci penserei, però per un'offerta inferiore neanche mi siedo al tavolo, perché è un giocatore che basta che tocca una palla, segna. Una palla buona deve avere. Sì. Una palla buona. Poi dicono i soliti, ma con gli Inter, bla bla, i soliti lecchini, perché io li chiamo lecchini. Ma peccato quelli sono che... gli i lecchini. Peccato che non, uno come Vlahovic, a parte che è umano, quindi può capitare l'errore, però devi metterlo in condizione, non lui ovviamente, non solo lui ovviamente, ma anche gli altri, di poter avere possibilità di andare al tiro. A parte quello, Vlahovic con l'Inter non ha toccato mezza palla. Sì. Cioè io lì sì, ho detto peccato, cavolo, che combini, però non mi sarei mai messo a dire no, hai visto, dovevamo venderlo per prendere Lukaku. Cioè, quello calco lì avrebbe fatto anche di peggio, secondo me. Vlahovic deve solo, gli devi dare solo fiducia e sperare che resista, perché se dovessero mai confermare Allegri, ho l'impressione che potrebbe essere uno di quelli che può saltare, che se ne va. Vabbè, andiamo avanti. Chiesa, uno che invece se ormai non sopporta più Allegri, 5, partita sottotono, scazzato, un giocatore che ormai è ombra di se stesso, non riesce a trovare la sua posizione in campo, ininfluente nel primo tempo, qualcosa ha provato a fare in secondo su quel tiro debole deviato a Romagnoli, però veramente mi è sembrato un giocatore che non è un po' più di stare in questo schema tattico di gioco di Allegri, che poi sei sentito, non so, la risposta di Allegri sul ruolo di Chiesa, non so se l'avevi sentita. No, perché preferisco evitare, perché non mi va di rovinarmi le giornate a sentire la sua voce, sinceramente. Quindi, vabbè, meglio, magari te lo dico dopo in privato, che se no ti incavoli. Per risposta che ha dato Allegri, che le hanno fatto capire che comunque stanno mettendo fuori ruolo, lui si è incazzato abbastanza, perché ha una sua idea che è molto molto discutibile. Comunque voto 4,5-5, mi dispiace. Ma sì, anche per me è l'ombra di se stesso. Poi Allegri ha detto che si è allenato poco in settimana, però insomma non è messo neanche nella condizione, nella posizione ideale per rendere. Sì, penso anche di sì. Andiamo invece a quelli che sono stati in panchina, quelli che sono entrati in partita di cosa. Vabbè, Milik senza voto, ha fatto 4 minuti ingiudicabile, ma quel poco ha fatto niente. Inig Junior ha dato un 6+, e lui batte il calcio d'angolo del gol vittoria, poi per il resto non è che puoi fare in 4 minuti tante robe, quindi ho dato 6 solo perché ha contribuito al gol che ha portato alla vittoria della Juventus. Alcaraz ho dato 6,5, ingresso frizzante, non dà riferimenti ai mediani ciociari, ha molta voglia di fare, ma deve secondo me usare molto potenza e precisione sui tiri. Sì, ma secondo me lì piano piano ci arriva. Altrimenti la generalità da servirà poco. Sì. Poi ovvio che secondo me faccia la fine. Io ho la mia paura che faccia la fine che fra un mese, adattandosi ai giochi, le diventa un pippone, temo. Ma ti dico, sulle precisioni, sulla precisione al tiro deve migliorare, però ovviamente il suo ruolo è quello più che altro di cucire il gioco, di dare verticalità, quindi su quello ha dato una buona sferzata oggi alla squadra. La mia paura è che comunque Allegri la sua gestione non gestione mi sembra più una ripicca al suo acquisto, perché Allegri voleva o Bonaventura o Pereira e invece hanno preso Alcaraz, che è un giocatore adesso è costretto a farlo giocare perché sono tutti rotti praticamente, quindi non può fare nulla. Dove non arriva lui arriva il karma con Allegri, quindi impara Allegri, ti sta bene. Passando invece ad altri giocatori, vabbè, UEA 6 si colloca a destra bene, sì, vabbè, poi si fa Munido Valeri, però ha fatto meno peggio di Kostic, solo per quello gli ho dato la sufficienza, per dirti. Vabbè, fare peggio di Kostic ci vuol dire che sei proprio scarso nel tuo mondo degli unicorni, cazzo. Questo ti fa capire anche un po' la situazione. Invece, Yıldız, che vogliamo dire, brutta partita anche per lui, 5.
ok, fa una partita migliore di Chiesa, però ha sprecato, non l'ho visto abbastanza spaesato, non sapeva che fare, cioè, anche lui si è un po' adattando se gioca a Leghi, non fa niente praticamente. Ildiz, ho paura che dopo la prestazione, dopo Lecce sia stato sia entrato nel loop, ecco, è calato, sì, di rendimento da quella partita lì, e chissà perché qualcuno ha detto che deve abbassare la cresta e ha iniziato a giocare pure molto di meno, questi sono i risultati ovviamente. Sai come si dice, bisogna battere il ferro finché è caldo, ma qua il ferro lo abbiamo proprio bagnato e buonanotte. Sì, l'abbiamo reso. Non è colpa del ragazzo, perché se tutti stanno fermi lui deve fare il Maradona, il Messi dalla situazione che li deve saltare tutti, ovviamente non può farlo, ecco. Sì. Mister Massimiliano Allegri 15, no, col cavolo, gli do 5. Deve ringraziare Rugani perché la Juve ha vinto, sennò erano cavoli amari, e deve baciare i piedi ai giocatori, perché sennò lui... Ai reietti. Ai suoi, a quelli che definisce Emma, a quelli che definisce, diciamo, giocatori non ancora pronti per vincere qualcosa, perché oggi hanno dimostrato contro tutte e tutti che comunque se vengono ben allenati possono far bene. Oggi hanno vinto per inerzia, hanno vinto perché volevano vincere, perché questa squadra aveva voglia di vincere, non voleva passare una settimana di nuovo tremenda di critiche verso di loro, e basta. Gli ho dato 5 perché comunque ha sempre la sua fissazione di giocare con la difesa a 3, con il centrocampo a 5, con mettendo giocatori fuori luogo, mettendo Chiesa fuori ruolo, mettendo fuori ruolo di questo, mettendo fuori quell'altro, cioè uno che veramente non accetta le critiche, è sempre arretrato un gioco vecchio del passato, e questo ti porta a far capire che con questo allenatore, se continuiamo ad andare avanti, dai, facciamogli un rinnovo di 20 milioni, non andremo da nessuna parte. Quindi voto 5 al Massimiliano Allegri e basta, non dico altro, che sennò saremo ripetitivi. No, ma anch'io non aggiungo niente, gli do 5, ma giusto perché abbiamo vinto la partita, però la squadra è completamente allo sfascio, l'abbiamo vinta giusto di inerzia, ma oramai mi sembra che l'ambiente sia una polveriera, perché per quanto puoi dare fiducia, per quanto puoi dare cose, mi sa che il bluff è finito. Anche l'anno prossimo, se dovessero riconfermarlo al primo pareggio, la prima sconfitta, saremmo punti a capo. Sì, saremo sempre in un loop dove saremo sempre a dire ad Allegri di essere cacciato, la società non farà mai niente. Dopo poi i tifosi si rompono anche le scatole, dico che se la società non gli frega niente di quello che pensa i tifosi, io, se poi diminuiscono gli abbonamenti, la gente non guarda più le partite, non ci stupiamo. Quindi la prova alla palissiana, sai qual è? Che al gol del 3-2 non ce n'è fregato un cazzo, né a me né a te. Sì, la prova palissiana è anche il fatto che abbiamo tifosi veramente che non sanno niente di calcio, come i juventini, che vanno a piangere per un gol del 3-2 col Frosinone, con tutto rispetto che si può avere per una partita come questa. Quindi si fa capire che la Juve purtroppo è più un'azienda che pensa ai soldi che pensa ai propri tifosi. Ne usciremo? Speriamo al più presto, perché qua veramente non se ne può più, e se ne stanno anche rendendo conto molti giornalisti che difendevano Allegri, che adesso stanno remando anche contro di lui. Quindi forse qualcosa si sta svegliando, e spero che Giuntoli con quelle dichiarazioni siano di facciate e non pensa veramente così, perché se a giugno riconfermano quella persona facendogli pure il rinnovo, preparatevi allo sfogo contro Giuntoli con un video veramente molto pesante, perché se sei venuto là solo per prendere i soldi e non aiutare, non cercare di far crescere questa Juventus, facevi prima startene al mare a non far nulla, sinceramente. Tanto avevamo Manek e Rubini, che sono due che sono le chimini da Allegri, e facevamo prima, secondo me. Però vediamo, ci penseremo un po' nel futuro, perché adesso farsi sangue acido fa molto molto male. Va bene, direi che abbiamo detto tutto, ragazzi, per queste pagelle. Vi invito sempre ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina e ad attivare le notifiche, perché le notifiche vi aiutano a capire quando inizia la diretta o no. Ringrazio chi mi ha fatto compagnia, ovvero Aldone.
Grazie a te Nick, grazie a chi ci ha seguito, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e commentate a più non posso. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima, fino alla fine, forza Juventus, stay tuned, stay click. Ci vediamo settimana prossima per la partita tra Napoli e Juve, dove li preghiamo, perché veramente siamo messi male a centrocampo. Sì, alla prossima, riusciremo a far resuscitare il Napoli, vedrà. Ciao! Speriamo di no. Ciao!